Ben trovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste è le notizie flash provinciali del 25 luglio, curate dalla nostra redazione. Leonforte e la polizia ha arrestato due giovani censurati di 17 e 18 anni che avevano realizzato un vero e proprio market della droga nelle adiacenze delle proprie abitazioni, ubicate in una zona periferica del paese. I due ragazzi, osservati a distanza dai poliziotti, sono stati notati all'atto in cui cedevano della sostanza stupefacente ad alcuni avventori, già noti quali abituali assuntori di droga. L'intervento tempestivo della polizia con gli agenti della squadra mobile del commissariato di pubblica sicurezza di Leonforte consentiva di cogliere nella fragranza di reato i due spacciatori, i quali venivano sottoposti ad un'accurata perquisizione personale estesa ai luoghi nella disponibilità degli stessi. La ricerca permetteva il rinvenimento di 50 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana contenuti in parte all'interno di involucri di carta stagnola, in parte all'interno di barattoli in vetro, tutti sapientemente occultati tra gli arbusti e gli alberi ad alto fusto. Ritrovato altresì un bilancino di precisione, oggetti utili al confezionamento delle dosi e da ultimo numerosissimi semi di cannabis celati sotto un vaso in terracotta contenente degli ortaggi. Nell'immediatezza dei fatti, gli agenti traevano in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i due giovani. Espletate le formalità di rito, il maggiorenne, come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica precedente, dottor Ferdinando Locascio, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il minore, sulla scorta delle determinazioni del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Caltanissetta, la dottoressa Lucia Brescia, è stato associato al centro di prima accoglienza di quel centro. La Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale di Enna, nella giornata del 23 luglio ha attuato un dispositivo speciale di controllo nel territorio disposto dal compartimento Polizia Stradale di Catania, d'intesa con la Questura di Enna, che ha interessato i comuni di Piazza Armerina e Barra Franca. Nella circostanza sono state impiegate 6 pattuglie dislocate nelle arterie principali di accesso alla città. L'attività di repressione nelle violazioni al codice della strada e dei reati connessi ha determinato il controllo in totale di circa 40 veicoli e 44 persone, anche con l'utilizzo degli strumenti tecnici per verificare il tasso alcolemico. Sono state contestate 28 violazioni al codice della strada e decurtati 70 punti dalle patenti. Le violazioni hanno riguardato sia autovetture che mezzi pesanti. Particolare attenzione è stata riservata a questi ultimi, per i quali sono state accertate violazioni relative al rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, violazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose, nonché violazioni relative alla manomissione dei cronotachigrafi. Inoltre sono state ritirate 2 patenti di guida e sospesa una carta di circolazione. Le altre sanzioni al codice della strada hanno interessato principalmente il mancato uso delle cinture di sicurezza, l'uso del telefonino durante la guida, la circolazione con mezzi privi della prevista revisione periodica e la guida con patente scaduta di validità. Enna, sono stati condannati in primo grado a 3 anni e 8 mesi dell'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni di 2 detenuti rumeni, il 44enne Marius Zainé e il 27enne Lehel Neusli, accusati di tentata violenza sessuale di gruppo dal Tribunale Collegiale di Enna, presieduto dal giudice Giuseppe Tigano. L'episodio avvenne presso il carcere di Nicosia. I due, secondo l'accusa, avrebbero costretto un loro connazionale, un ragazzo rumeno di 20 anni, ad avere un rapporto sessuale orale con loro. Il tentativo di violenza fu denunciato dalla presunta vittima. I due imputati, difesi dagli avvocati Gregorace e Laganga, dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, avranno 90 giorni di tempo per ricorrere in appello. Nicosia, da circa un mese sono iniziati i lavori della Cogen per il rifacimento dell'impianto idrico nella via Giovan Battista Livolsi, meglio conosciuto come Salita del Carmine. Sono iniziati gli scavi con la rimozione dell'antico basolato in pietra per l'installazione della nuova tubazione e l'innesto con la rete idrica. Fino al primo istante si è visto che i lavori realizzati non erano a regola d'arte. Completato il lavoro tecnico, il ripristino del basolato è stato realizzato in modo raffazzonato, con le pietre inserite male, non accostate perfettamente e con larghi spazi riempiti malamente con il cemento. Le proteste dei cittadini della zona avevano allarmato l'amministrazione comunale, che di conseguenza aveva diffidato la Cogen a realizzare i lavori ripristinando lo stato precedente dell'antico basolato. La società ha recepito l'avvertimento, rismontando quanto già eseguito e ripristinando le pietre a regola d'arte. Purtroppo però i lavori procedono a rilento ed ancora 3/4 della lunghezza della strada risulta ancora da rimettere in sesto. La chiusura al traffico della strada ha causato non pochi problemi al traffico. Per fortuna ci troviamo nei mesi estivi, molte persone non risiedono in città e le scuole sono chiuse, altrimenti i disagi sarebbero stati sicuramente maggiori. Nicosia, il 24 e 25 luglio l'associazione culturale Nicosia Castrum ha deciso di dedicarsi alla pulizia del parco urbano del castello, un luogo di notevole importanza storica che andrebbe rivalutato e reso fruibile a turisti e cittadinanza.
L'incuria, l'abbandono e gli atti di vandalismo non rendono giustizia a questo luogo che dal punto di vista archeologico rappresenta la storia dell'antica Nicosia. Per fortuna i volontari di Nicosia Castrum, armati di buona volontà ed anche di guanti, scopere, mazzi e rastrelli, si sono dati da fare per rendere questo luogo pulito e soprattutto accogliente per i visitatori. E fin dalla prima mattinata del 24 luglio i ragazzi hanno estirpato e pulito ovunque, anche in vista del corteo storico che il 2 agosto partirà proprio da questi luoghi. L'invito non è chiuso solo ai volontari dell'associazione Nicosia Castrum, ma anche a tutte le persone di buona volontà che, armate di spirito di sacrificio e d'amore per questi luoghi, possono rendere più belli questi luoghi carichi di storia. Nei giorni scorsi questi posti, soprattutto le mura antiche dei ruderi del castello e del ponte normanno, erano state deturpate da alcune scritte realizzate da qualche ignorante, complice anche la mancanza totale di sorveglianza dei luoghi. Il 25 luglio proseguirà la pulizia del parco urbano del castello e si spera che il numero di volontari aumenti in modo tale da renderlo splendente. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.